Siamo molto soddisfatti perché si tratta di una vera e propria svolta alla quale abbiamo lavorato con pazienza, in silenzio, senza raccogliere polemiche, critiche, istigazioni, ma guardando solo all'interesse della nostra città, guardando solo alla necessità di dare una risposta ai tifosi, al quartiere di Campo di Marte, alla Fiorentina e a tutti coloro che volevano una soluzione che fosse la migliore possibile. La Fiorentina potrà giocare allo stadio Franchi durante i lavori per il rinnovo dello stadio per tutta la prossima stagione 2024-25. Era un risultato al quale ancora poche settimane fa nessuno di noi avrebbe creduto. Ci siamo arrivati perché ci siamo messi a tavolo con i progettisti straordinari, con le ditte che hanno vinto la gara e che avevano già fatto un'offerta di riduzione dei tempi di lavori e con gli uffici tecnici della nostra amministrazione. Oggi siamo in grado non solo di prenderci un impegno, ma anche di dimostrarlo, vista l'approvazione della delibera. Attraverso questa decisione garantiremo una capienza di sopra di 20.000 fino a 22.000 posti, quindi oltre il numero degli abbonati della Fiorentina, oltre i numeri di stadi importanti che erano stati ipotizzati come alternative, come ad esempio Empoli e Reggio Emilia, e anche al di sopra di esempi simili come lo stadio di Bergamo, dove l'Atalanta ha giocato durante i lavori. Io credo che si tratti davvero di una bellissima notizia, per la quale voglio ringraziare tutti quelli che hanno dato una mano, certamente anche la signora prefetta che si è adoperata con la riunione che si è tenuta 2 settimane fa, il presidente Gianni che si è anche adoperato per individuare soluzioni, e siamo fiduciosi sul fatto che con Fiorentina individueremo anche gli aspetti di dettaglio, perché questa soluzione va incontro anche alle richieste della società di calcio, che più volte ha chiesto di non far giocare la squadra lontano da Firenze e ha chiesto di poter conciliare i lavori con le partite, non solo per la Serie A ma anche per le coppe europee. Soddisfatta la Fiorentina, la sentite stamattina? Questa mattina la prima persona che ho chiamato per dovere e correttezza è stato proprio il direttore generale Barone, con il quale abbiamo sempre avuto interlocuzione, rispetto reciproco, lo sapete, questo è un punto su cui noi abbiamo sempre sottolineato la nostra attenzione, e Barone era contento ovviamente di questa situazione. Per i padovani oggi riceviamo le offerte dalle ditte, a inizio aprile cominceranno i lavori, il padovani sarà pronto per l'inizio dell'anno prossimo 2025, sarà secondo me il più bello stadio di rugby d'Italia, dedicato al rugby. Ovviamente manteniamo la possibilità dell'estensione all'attività di calcio di Serie A attraverso tribune temporanee per arrivare ad una capienza fino a 18.000 posti, utilizzando le risorse che già abbiamo impiegato per lo stadio di rugby e risorse aggiuntive non a carico del comune ma reperibili attraverso la pubblicità sui cantieri e la sponsorizzazione del naming dello stadio stesso. Anche il Franchi sarà uno stadio bellissimo, all'altezza della storia di Firenze e della Fiorentina, perché Firenze deve pensare in grande e poter restaurare un monumento nazionale senza lasciarlo abbandonato come lo stadio di Nervi, a cui sono legati i sogni e i ricordi di generazioni di tifosi, e allo stesso tempo trasformarlo in uno degli stadi più moderni e più efficienti d'Europa, collegato a parcheggi e tranvie, è un grande progetto all'altezza della grandezza di Firenze. Ecco, parlando dei parcheggi, proprio ci può specificare come sarà organizzata? Ci sarà un sistema di parcheggi per un totale di 4.200 posti, un parcheggio scambiatore già finanziato, i lavori dovranno partire entro quest'anno a Rovezzano, che è raggiungibile dal casello autostrada di Firenze Sud in 5 minuti e che è attaccato alla stazione ferroviaria di Rovezzano, il parcheggio dell'area ferroviaria di Campo di Marte in via Campo d'Arrigo con 3.000 posti,
che servirà anche ai residenti del quartiere 2, ma anche ai tifosi, e il parcheggio previsto dal progetto sotto lo stadio di più di 400 posti. Non solo, presenteremo nelle prossime settimane con l'assessore Giorgetti il progetto definitivo della linea della tranvia che collegherà Piazza Libertà allo stadio a Rovezzano. Quindi lo stadio nuovo sarà raggiungibile con ogni mezzo senza che ci siano i disagi a cui purtroppo sono sottoposti i residenti di Campo di Marte ogni volta che gioca la Fiorentina. Sindaco, la metafora l'ha usata lei, quindi mi permette di riusarla per due domande. A che punto del match Sinner-Medvedev siete a questo punto nella partita del Franchi e soprattutto chi è Medvedev? Diciamo che fino a ieri eravamo sotto di 2-7. Direi che a questo punto siamo terzo. Siamo al quinto set, all'inizio del quinto set. E Medvedev chi è? Questo lo dovete dire voi. Noi ci sentiamo un po' Sinner oggi. C'è da fare però un punto da 50 milioni di euro per recuperare i denari del Franchi. Siamo al lavoro anche per questa soluzione. Abbiamo chiesto pazienza e fiducia e abbiamo portato risultati oggi su un tema che tutti davano per spacciato. E vi posso dire che siamo al lavoro anche per completare i lavori, perché dovranno essere completati e saranno completati. Un impegno che noi ci prendiamo con le migliaia di tifosi, migliaia di cittadini di Campo di Marte del quartiere 2. Voglio ringraziare il presidente Pierguidi, il consiglio di quartiere, così come ringrazio l'assessore Guccione e tutta la giunta che non ha mai smesso di crederci e gli uffici. Quindi un passo alla volta anche per quanto riguarda il completamento dei lavori e la gestione futura del Franchi, noi siamo diciamo pragmaticamente ottimisti. Si partirà dalla curva Fiesole, delle date come lavori? Beh, dovremo chiudere a settori, ovviamente questi li vedremo poi a mano che procederemo nelle prossime settimane, anche perché abbiamo ancora tutto il campionato attuale, senza problemi. Quello che posso già dire è che la prossima settimana cominceremo con i lavori di demolizione del vecchio tabellone e quindi entreremo nel vivo dei cosiddetti lavori propedeutici, che non avranno alcun impatto sulla capienza dello stadio e sulle attività della Fiorentina. Via via i lavori saranno sempre più intensi fino ad aprile, dove cominceremo a entrare nel vivo delle lavorazioni sullo stadio. Dopodiché diciamo comincerà poi il nuovo campionato e comincerà con la Fiorentina che rimarrà al Franchi. Ecco, tutto questo